Forse siamo partiti col piede sbagliato, ma non c'è problema. Vi ricordate quando vi parlavo di guardare le cose da un'altra prospettiva? Proviamo a farlo. Sentite? Certo, su un tablet si sentirebbe meglio, però. Nessuno di voi si è mai chiesto che cos'è la letteratura? Ma che è sta roba? È salmo, figo. Un pensiero, nel momento in cui viene trascritto, diventa letteratura. Una poesia, una dichiarazione d'amore, una canzone anche. Quindi lei sta dicendo che anche una canzone di Justin Bieber ora è letteratura? Certo. Ricky, ma che c'entra? A me, per esempio, Justin Bieber piace tantissimo. Ma che c'entra? Per me Justin Bieber piace tantissimo. Sì, ma non è questo. Allora, se metti Justin Bieber io ti prendo il telefono e te lo butto giù dalla finestra. Tutto ciò che è stato trascritto è letteratura. Vabbè, pure la lista della spesa, dai. Ma ce la fai a non fare il coglione? Chiarete il linguaggio. Ma secondo te Justin Bieber va a fare la spesa? Cosa ma c'è? Secondo te, Ugo, Justin Bieber può andare a fare la spesa? Non lo so, lo sto chiedendo a te. Sì, ma non lo so. Ma dove va quello? Certi metodi funzionano solo nei film americani. Classe Z, dal 30 marzo al cinema. I'm back! La riforma ha permesso al collegio dei docenti di creare una nuova sezione. Con classi meno numerose si può lavorare meglio, soprattutto in funzione della maturità. Russo! Russo! Una classe un po' molesta. Sì. Vatti a sedere, vai. Guardi, è più facile insegnare ai carcerati. Dai ragazzi, Dante, famoso, grazie a Benigni. Tutti avevano perso le speranze. Non proprio tutti. Fatelo tutti, fatelo tutti. Che vi dicevo? Non è completamente diverso il mondo visto da quassù. Vi avete segato la cattedra. S-A-L-M-O. Allora, interroghiamo. Come si chiama lei su Tinder? Il problema non sono gli scherzi. Mia macchina. Un attimo, quasi fatto. Il problema sta nel fatto che voi non ve ne frega un cazzo di essere considerati gli sfigati. Voi avete creato la sezione H apposta per isolarci? Chi è che vi ha dato questa informazione? Voi siete gli ultimi, contenti di essere gli ultimi. Ci vogliono segare tutti. Ho perso quando ho fatto a pugni contro l'ombra. Dall'esperienza impari. Gli studenti non sono tutti uguali. Ci sono studenti di serie A e studenti di serie B, è chiaro? Volevi bocciarli sin dall'inizio. Ma chi vuoi che ci aiuti? Qualcuno che crede in noi. Potete fare solo una cosa. Prendere sto cazzo di diploma. Lei è in attesa di un provvedimento disciplinare, non se lo dimentichi. Se continuate a pensare ognuno per conto proprio e non iniziate a darvi una mano fra di voi, non ce la farete mai. Lo so quello che pensate di me. Fai male non sorridere mai. Dicono che non me lo dimenticherò mai. Esame di maturità. E invece sapete che cosa non mi dimenticherò mai? La sensazione che non ero sola. Allora, Ricky, cosa puoi dirci della morte di Lenin? Che ci ha sconvolto a tutti. Oggi ho per voi una classifica abbastanza insolita. Film famosi con l'uso più frequente della parola fuck. In testa alla classifica c'è The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio, dove la parola compare ben 569 volte. Ben posizionato anche SOS Summer of Sam, Panico a New York di Spike Lee con 435 fuck. A seguire Casino di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci, dove la parola viene usata 422 volte. In Pulp Fiction di Tarantino viene pronunciata 265 volte. E chiudiamo la nostra top 5 con Il Grande Lebowski dei fratelli Coen, con soltanto 260 fuck. Ci avevate fatto fucking caso?